giocano con gli aviogetti, ne costruiscono di nuovi. Siamo in Francia e i tecnici provano nella galleria a Vento i vari profili del Concorde, il nuovo superjet di linea. Si tratta di un aereo destinato a volare ad una velocità doppia di quella del suono, oltre 2600 km orari. È necessario quindi studiare fin nei minimi particolari la resistenza di ogni pezzo dell'apparecchio agli sforzi prolungati. Dopo mesi e mesi di lavori, di esperimenti, di prove eseguite con modelli in scala, nelle stesse condizioni ambientali in cui si muoverà l'apparecchio, si può finalmente incominciare a costruire davvero e per di più in serie. Il tutto è frutto della collaborazione anglo-francese. I vari pezzi del nuovo Concorde sono pronti, non resta che saldarli assieme. Ora anche il pilota è al suo posto, non manca che il motore. Ci sono i passeggeri, ci sono le hostess, ma in quanto a volare se ne parlerà solo fra qualche anno.